preparare la pizza senza glutine fatta in casa. Per volta. Ecco. Il risultato è stato più che soddisfacente. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questi mesi di quarantena, tutti abbiamo dato libero sfogo alla nostra creatività in cucina, spignatando dalla mattina alla sera e diventando dei veri e propri panettieri. Tutti, tranne me. Come ben sapete, ho passato 2 mesi senza pizza perché non si poteva andare a prendere da asporto e perché fare una pizza senza glutine non è assolutamente facile. E poi qui il forno che c'è è super contaminato, cioè ci sono proprio le briciole nel forno che col senno di poi potevo pulire, però nessuno sapeva che saremmo rimasti qui quasi 3 mesi. Quindi ogni volta dicevo: ma tanto andiamo via tra poco. E no, e non si andava più via. Comunque, proprio durante questa quarantena, due ragazze, una food blogger e yogi, Elisa, e una dietista, Marta, si sono messe insieme e hanno creato un PDF guida per preparare la pizza senza glutine fatta in casa. E questa è la cosa che mi ha fatto impazzire, farine mono ingrediente. So che esistono i preparati, infatti in realtà nel PDF c'è anche una ricetta della pizza utilizzando il preparato, ma il preparato è pieno di ingredienti, cioè la pizza è farina, acqua, olio e sale. I preparati senza glutine purtroppo no, devono ovviare al problema della mancanza del glutine, che è una proteina fondamentale per la riuscita dell'impasto, e quindi per ovviare a quel problema della mancanza inseriscono altri ingredienti non del tutto naturali. Quindi infatti mi fa sorridere quando magari in pizzeria sento gente che dice: no, ma io prenderei quella senza glutine perché è un pochino più leggera. I prodotti senza glutine, soprattutto quelli della grande distribuzione, quindi biscotti, merendine, eccetera, sono a livello di ingredienti molto peggio rispetto a quelli normali, perché appunto devono inserire altri ingredienti e solitamente sono grassi e zuccheri per creare un prodotto che sia saporito, gustoso, che abbia una consistenza valida e che sia insomma edibile. Quindi non cadete nella trappola che senza glutine significa light o leggero o più sano, perché in realtà non è così. Quindi, quando mi hanno detto che hanno creato la ricetta per fare la pizza con ingredienti tutti naturali, ero felicissima e quindi ho voluto cimentarmi in questa impresa. Ovviamente con i miei disagi del caso, perché non riesco a fare mai qualcosa super alla perfezione. Questo video non è una videoricetta e è soltanto un pochino di intrattenimento per poi poter riguardare questo video in un futuro e dire: ti ricordi quando abbiamo fatto la pizza senza glutine in casa per la prima volta? E magari quando riguarderò questo video sarò una super pro. Chissà. Allora, Preparazione pizza, ciak. iniziamo con boli, impastare. Iniziamo ad impastare. Allora, la ricetta prevede 10 grammi di lievito di birra. Io ho il lievito secco, quindi già iniziamo male. Però a quanto pare 10 grammi corrispondono a 3 grammi di lievito secco. Quindi mi serve una tazzina di... No. Mi siedo perché questa cosa è emozionante. Quindi devo sciogliere 3 grammi di lievito di birra. Mi peserà 3 grammi questo. Ma non li pesa 3 grammi. 7. Quanti grammi è la bustina? Me li ho versati Vabbè. tutti. Ma che tutti? Ce ne sarà la Sì! metà? Vabbè, dai. No, bisogna fare le cose precise, vabbè, dai. Ragazzi, c'è un motivo per cui io non ho mai impastato le... 3! Prova a mettere la bustina dentro la ciotola. Vedi che si dice. E dai, Non e che sarà ha paura! non sarà pulita, cioè, siamo ai tempi del Covid qua, eh.
Sì, ho capito Silvia, però 20 minuti solo per il lievito è un disastro. Cioè, qui non ci sarà il tempo di lievitazione entro domani. Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Preparazione Allora, pizza, da zero. ciak, due. Due, e qui ce l'abbiamo. Adesso devo scioglierlo un pochino in acqua tiepida, 50 ml. Questa è acqua tiepida. Ma l'hai misurata la temperatura dell'acqua? Tiepida, ho messo il dito. Cos'è tiepido? Un domani capirai. Vabbè, 50 ml. 50 ml. Guarda. Oh, sono arrivati i fiori a mia mamma. Ho regalato i Oh. fiori a mia mamma per la festa della mamma. Sono arrivati ben dopo 2 giorni. E secondo me ha pensato che sono la peggior figlia del mondo per ben 2 giorni. Yay! Che bello. Ok. Qui ho sciolto il lievito e adesso passiamo al... Siamo al punto 2. Misceliamo le farine. In una ciotola mettiamo tutte le farine e le cuticole di psyllium. Allora, vi spiego. Ciotola. Qui abbiamo 150 g di farina di riso. Oh, moccolo. Hai il moccolo. Ah, respiri. Se sentite ansimare, perché Jimmy ha un respiro molto potente. Qui ho 75 g di amido di mais e 75 g di grano saraceno. Quindi verso dentro. E ups, l'amido di mais si incolla. Sì, si è incollato anche dietro. E lo psyllium, che questo è l'ingrediente che aspettavo per riuscire a fare questa ricetta, perché a quanto pare è fondamentale, essenziale per le preparazioni senza glutine. Non si è a fuoco. Vabbè, l'ho versato. E ora misceliamo bene, che reputo significhi mescolare bene. Aggiungiamo metà acqua e il lievito sciolto. Iniziamo a impastare. Con le mani? Sì. Vai, sporcate. Così che si impasta. Sì, ma ne hai due di mani, non ne hai No, ma solo una. devo versare anche altre robe. Poi cosa, come le verso con il pensiero? Vabbè. Poi dice impastiamo bene. Quindi aggiungiamo il sale, qui ho pesato 9 grammi di sale. Perché ti sei incollato? Scusa, non ho capito. Senti, ma la ricetta, la risata fa parte della ricetta? Sì. Ma E addio, ora cioè il sale è aggiungo... praticamente in un punto e E basta. mo tanto devo mescolare per 2 ore. Continuiamo ad aggiungere la rimanente acqua poco per volta. Ecco. Beh, E c'è più vabbè, più o acqua. meno. No, dai, poca è rimasta. E ok, non spaventatevi se è troppo liquido. Continuiamo ad impastare spingendo con il palmo della mano e poi piegando in due l'impasto. Quando il gioco si fa duro, la Silvia. Silvia? Inizia Non lo so, ragazzi, lo vedo un po' a troppo giocare. liquido. Ma se sei già addensata, butta l'acqua! Aspetta, mi spiace per tutti i pizzaioli che spero non stiano guardando questo video. Consistenza come si sta? Molto molle. Dopo aver impastato un bel po', finisco di aggiungere anche l'altra acqua perché effettivamente alla fine l'ha assorbito tutto. Guarda, ora sì. Dovrei andare di polso in realtà. Poi dice: dopo aver ottenuto un panetto umido, spugnoso ed elastico, come fai a giudicare quando un panetto è umido, spugnoso ed elastico adesso? Scusa, tu sei un po' umido, spugnoso ed Vai. elastico.
poniamolo in una ciotola. Ottimo, quindi... è in una ciotola. Ma tutto questo? Ma ragazzi, qua non si deve sprecare nulla. Anche sotto le unghie. Per dargli quel saporino un po' più gusto terra, no? Ok, allora riponiamola in una ciotola, sigilliamola e lasciamola riposare per 22 ore a temperatura ambiente. Quindi ora pellicola, la sigillo e lascio lievitare l'impasto per 22 ore. Quindi ci vediamo fra 22 ore. Questa è mia mamma! Pronto? Sì, è che stavo impastando la pizza e quindi ho detto ok, sono arrivati finalmente. Ma quanto è che stava lì vicino? Mamma, dovevano arrivare domenica. Vabbè. Quindi passate le 22 ore, il panetto ha lievitato ma non troppo, quindi probabilmente abbiamo sbagliato la temperatura, ma vabbè, prima volta. Quindi questo è il panetto, è duro. Non pensavo. Adesso lo divido a metà e pirlo il panetto, il che significa lo arrotondo. Lo sposto su una teglia che guarda, già pronta. E sembra ora... un sasso. E ora passo al secondo. Pirlato anche il secondo panetto, lo appoggio qua nella teglia e adesso copro con un canovaccio e lascio riposare altre 2 ore. Allora, qui si inizia, quindi prendo il panetto, comincio ad allargarlo. Sta rompendo. Dove? Vabbè, c'è qualche buco, ma io non so che farci. Adesso, allora, ho messo sul fuoco una padella. Padella bollente, rovente. Meno male. Ok. Ora, sul fuoco, fiamma alta, perché deve fare la crosticina sul fondo. Quindi ora, siccome io non la posso cuocere in forno, la trasferisco in una padella più piccola. No, perfetta, guarda. Andata bene, dai. Andata bene, qua forse. Ah, questa è fredda, quindi riesco a toccarla. Guarda, si vede? Bella, sì che si vede. Ok, e adesso la... con calma, senza metterla sul fuoco, così la farcisco. Ovviamente margherita, quindi passata di pomodoro. Speriamo non perda tanta acqua. Allora, in teoria bastava toglierla dal cellophane tipo subito, quello che ho fatto. Una mezz'oretta prima, e casomai strizzarla anche un po'. Ciao pizza! Il risultato è stato più che soddisfacente. Questa che vedete è la prima delle due che abbiamo tagliato e dentro non è che aveva cotto tantissimo, infatti è risultata abbastanza umida. Abbiamo mangiato prima questa tagliata a metà, io solitamente la condisco sempre con delle verdure cotte alla griglia, del prosciutto o della bresaola in questo caso, rucola e grana, a me piace così la pizza, mi fa impazzire. Mentre la seconda che abbiamo cotto nello stesso modo, aggiungendo pomodoro e mozzarella, che probabilmente quando la rifarò, perché la rifarò, la farò sicuramente in forno, quindi la resa sarà diversa e in più aggiungerò la mozzarella a metà cottura, l'avrò scolata, l'avrò asciugata, insomma ho imparato da questa esperienza. E per la seconda l'abbiamo prima fatta andare in padella, però poi mentre mangiavamo l'altra abbiamo spento. E penso che il fatto di aver spento il fuoco sotto la padella e lasciato chiuso il coperchio abbia fatto effetto fornetto dentro, e infatti è risultata molto più cotta
dentro la pasta e si era anche creato un cornicione. Comunque, tirando le somme, sono super soddisfatta della riuscita. Sicuramente la rifaremo quando tornerò a Milano, quando mi sarò trasferita nella nuova casa, perché ho guardato e i servizi di delivery non arrivano nella mia nuova casa. Cioè, che sfiga. Quindi mi sa che la pizza fatta in casa diventerà un must. Voglio ringraziare nuovamente le ragazze. Trovate il link al PDF, che è proprio una guida per la preparazione. Vi spiega cos'è lo psyllium, le diverse farine. Insomma, è una cosa abbastanza integrale, non è soltanto la ricetta e basta. E basta. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia un pochino divertito. Pensate che se ci sono riuscita io, nonostante io, lo avete visto, sono abbastanza incapace in cucina, soprattutto nei preparati, cioè magari ad assemblare, ok, ma nell'impastare c'è proprio qualcosa che non ce la posso fare. Lo potete fare anche voi, cioè se l'ho fatto io lo potete fare anche voi. Ragazzi, davvero. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al click. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!